fatto subito amicizia con Bruno Bruni, che era il fotografo di scena, che non so se vi ricordate, ma Bruno Bruni era amico di Tarsio, se chiedo, poi è venuto Tarsio, sono diventato amico con due. E lui e Fagiolino ha detto, ma l'hanno preso in simpatia, perché appena arrivavo diceva, ragazzi, Rossano, può riprendere. Paola lo sapeva perché l'aiuto, sì. Fatto. Quindi io stavo vicino a Ettore, però poi mi andavo. Ettore mi diceva, lo sapeva, mi chiede qualcosa, mi diceva, preferisco girare. E così è andata. Io ho girato tutto. Cosa? Poi dove? Un backstage, è molto bello quel backstage. Ho montato. Poi gli abbiamo il bianco e insomma la cosa è andata così e poi c'è l'altro aspetto, questa è una bellissima esperienza perché ho conosciuto tanti autori, ho fatto anche riviste a Fania, a Gatti, sono stati tutti disponibili, si è creato anche il rapporto in amicizia, poi scrivo nel libro e è stata un'esperienza molto bella, però la cosa che sono due gli aspetti, uno professionale è quello che ti accennavo, vedere tuo papà al lavoro per me è stato illuminante, no? Perché Ettore arrivava sul set, mi piaceva anche come persona perché veniva vestito bene, arrivava, cioè non era quello che la macchietta del regista, oh, no, era il contrario. Arrivava, no, col vestito, montava sul carrello, tutto vestito bene, io ho fatto un sacco di riprese anche le foto che ci sono, che le ho fatte, e poi se la tirava, era super rispettato, non l'ho mai sentito alzare la voce, io da quando ho conosciuto, era, c'era delle giornate, guarda, un giorno girava pochi sciacchi, un giorno ho assistito a una giornata tremenda e ti dico, sono entrato e c'erano i bimbi che si picchiavano. Quei sciacchi lì ne ha fatti 46. 46. Era molto pignolo. No, perché non tornava niente, i bimbi andavano fuori campo, c'erano 46. Io mi sentivo male per lui, l'unica volta. Poi invece lui provava prima le scene, c'aveva... Insomma, dal punto di vista personale, cioè, so tutto di vero perché ho visto tutto, sentito tutto, ho assistito prima alle prove, poi a Charlie, ho parlato con gli attori, perché poi facendo amicizia con Fanny Ardant, con Vasarelli, con Carlo D'Apporto, Ottavia, Pinto. E quindi avevo tutto questo spettro. Però c'è un'altra cosa che ci tengo a... Che io sono rimasto, ho avuto, non dico uno shock, ma insomma, quando io sono andato sul set, io mi sono ritrovato in casa mia. Nel momento in cui lui ha cominciato a girare, ho visto le scene, e mi è ripartito tutto perché la mia situazione familiare mi sono ritrovato in diverse scene, capito? La morte del nonno, io ho visto la scena del nonno, cioè il bimbo che si affaccia e vede le gambe del nonno. È capitato a me, avevo 9 anni, ho avuto uno shock nervoso. È stato un fatto che mi ha segnato tutta la vita. Mi hanno portato via di casa, poi mi riportarono via con una famiglia, eravamo 14 in casa, tavolate come quella. Avventure di casa nostra, scriveva Ettore, erano quelle di casa mia. Quindi mi ritrovavo in tutte le situazioni. Però la morte del nonno è stata una cosa. I fratelli si picchiano, io con mio genio si faceva la lotta. Cioè erano tutte situazioni che avevo vissuto. E quindi ogni volta, poi arrivavo.